La porta sul mare. Appuntamento settimanale per assaporare la poesia. Antonio Voltolini, in collaborazione con Rosetta Cannarozzo, ci accompagneranno in un itinerario culturale poetico tra i sentimenti e le passioni umane. La radio trasmissione invece io penso che abbia almeno 300-400 lettori, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, soprattutto ascoltatrici. Però che sono sempre come ci fa a dire questi numeri? No, lo dico perché io lo valuto in base ai gradimenti, ai mi piace che ricevo in vari gruppi, perché sono presente in vari gruppi personalmente. Però ci sono molti che magari occasionalmente... O le macchine magari in combinazione si ecco, la cosa grave, diciamo così, è che purtroppo il livello di comunicazione dell'esistenza della radio web, Radio Polis, è basso ancora, e la trasmissione è una componente, questa della Porta sul Mare, è una componente necessaria all'aumento della conoscenza dell'esistenza della radio. Allora, diciamo, quindi c'è un rapporto stretto. Senti, che ne dici di invitare, di fare un piccolo spot pubblicitario a favore della nostra radio? Ah, Rosetta, prego. Gabriele sarà sicuramente d'accordo, d'accordissimo. Non la chiamiamo neanche. Gabriele, possiamo fare uno spot pubblicitario a favore della... Sta annuendo, compiaciuto. Allora, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, diffondete Radio Polis, è una web radio abbastanza giovane, animata da tanta voglia di fare, di dire, di comunicare. C'è spazio per tutti, ed è una radio assolutamente democratica nella quale si può liberamente conversare. Aggiungo una piccola nota personale: io sono seduta su questa sedia oggi per la prima volta, mi trovo accanto al vulcanico Antonio che mi sta facendo andare in diretta complice Gabriele senza aver prima programmato. Senza la rete, perché la rete è quella della radio. Radio web, web radio. Che va in rete, che va in onda, radio che va dappertutto e che porta in rete una pagina di poesia che esiste da 10 anni, perché con Gabriele abbiamo fatto dal 2011 le trasmissioni sulla poesia con il titolo La porta sul mare. Bene, quindi il titolo è ancora quello storico. Prego Antonio, dunque, cosa ci leggi?